Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua per parlarvi nuovamente di The Final Station. Sì, perché non l'avrei mai detto, ma il gioco è arrivato anche su Switch. E per fortuna. Per fortuna perché avendo avuto modo di riprovare questa esperienza sulla console Nintendo, mi sono reso conto di quanto il gioco fosse effettivamente adatto a questo tipo di console. È un gioco a cui io sono particolarmente legato, lo sapete, abbiamo fatto la serie completa sia dell'avventura di base sia del DLC, e nonostante una narrazione estremamente criptica e complicata che ancora oggi mi lascia dubbi su ciò che sia effettivamente successo all'interno di questo gioco, è un prodotto che mi ha lasciato veramente qualcosa dentro. Un prodotto che mi ha divertito, appassionato e fatto innamorare come pochi altri indie hanno saputo fare negli ultimi anni, per cui ho, diciamo, un debole per questo tipo di prodotto. E adesso che mi è capitata l'occasione di riprovarlo sulla console Nintendo, devo dire che è uno di quei prodotti che sono adatti a essere giocati un po' ovunque, soprattutto in portatile, perché adesso, grazie a questa riedizione per Switch, The Final Station è giocabile anche in portatile, ovunque, in qualsiasi momento, e mi rendo conto di quanto sia adatto a questo tipo di forma, di questo tipo di natura, ecco. Ma per chi non lo conoscesse, di cosa parliamo? Parliamo di un gioco ambientato in un universo post-apocalittico in cui delle creature sovraumane si trovano a minacciare la sopravvivenza dell'umanità. Il contesto è molto avverso, adesso non vi spoilererò chissà quanto, specialmente, insomma, se non aveste avuto modo di vedere la serie qui sul canale, ma vi basti sapere che è un gioco di sopravvivenza, un po' poco convenzionale, non c'è raccolta di chissà quante materie prime, ma il personaggio, sia per quanto l'avventura di base, sia per quanto riguarda il DLC che è presente in questa edizione, che potremmo definire una complete edition, è sempre quello di raccogliere materie prime per sopravvivere e per far sopravvivere quei compagni di viaggio che ci accompagnano lungo il percorso, compagni di viaggio che siamo impegnati perennemente a dover far sopravvivere, compagni di viaggio che ci possono anche svelare interessanti retroscena sull'universo di gioco, sul contesto generale e sulla storia stessa che si svolge durante il nostro viaggio. Sì, perché sia per quanto riguarda l'avventura di base che il DLC è tutto un viaggio. Nella storia di base il viaggio si svolge a bordo di un treno, per cui il passaggio è suddiviso fra varie stazioni, si passa da una stazione all'altra, si esplora la stazione, si recuperano materiali e si riparte, mentre nel DLC le cose sono un po' diverse, si gira in macchina e di conseguenza si deve recuperare benzina, acqua e cibo per poter procedere. Sono due giochi che fanno della narrazione cupa e criptica il loro punto di forza, secondo me. Così come, grazie a un gameplay semplice, intuitivo, ma molto impegnativo, sanno divertire, appassionare chiunque non abbia magari neanche grande esperienza in questo genere di prodotti. È un gioco parzialmente accessibile, nel senso che se non avete esperienza vi potreste divertire, ma comunque dovrete perfezionarvi col tempo, perché alcune parti dell'avventura sono veramente veramente complicate. Chi si ricorda la serie può sicuramente confermarlo, perché insomma io sclerai parecchio sia nell'avventura di base che nel DLC. Complessivamente parliamo di un gioco che vi terrà impegnati per una decina di ore, se consideriamo appunto sia l'avventura di base che il DLC, un prodotto che sinceramente mi sento di promuovere a pieni voti anche in questa forma su Nintendo Switch, perché per quanto possa essere magari un po' limitato nella struttura, è un indie molto semplice a livello di concept, il modo in cui è stato realizzato il tutto, il fatto che ci siano anche tanti segreti lungo il percorso, perché ogni luogo che ci si trova a esplorare nasconde qualche dettaglio, nasconde qualche segreto, fa sì che ci sia anche una certa rigiocabilità di fondo, così come appunto grazie al fatto che tutti i vari superstiti hanno cose differenti da dire, di conseguenza si possono ottenere informazioni diverse in base alle persone con cui si decide di viaggiare. Di conseguenza, ragazzi, è un gioco ricco di spunti, ricco di ottime caratteristiche, un gioco che vi consiglio vivamente di recuperare, soprattutto su Switch, perché appunto la possibilità di giocarlo sia sulla TV sia come in forma portatile lo rende ancora più godibile di quanto già non fosse in precedenza su PC e console. Per cui niente, ragazzi, a questo punto mi rimetto un po' al vostro punto di vista. Fatemi sapere se avete avuto modo di provarlo, non necessariamente su Switch, ma in generale, e se sì, cosa ne pensate? Io vi ringrazio come sempre e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.